Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso con verdura a Varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso basmati, carote tagliate a dadini, punte di asparagi tagliate a pezzetti, zucchine tagliate a dadini, sale, acqua e olio. Diamo il via alla ricetta. Come vedete, abbiamo già tagliato a dadini e condito con sale e pepe le nostre verdure. Le abbiamo posizionate nel Varoma. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua. Poi il sale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo il Varoma. E facciamo cuocere per 20 minuti. Temperatura Varoma, velocità 2. Mettiamo momentaneamente da parte il Varoma. Posizioniamo il cestello. Mescoliamo il riso con un cucchiaino. Chiudiamo con il coperchio. Riposizioniamo il Varoma con le verdure. Facciamo cuocere per 18 minuti. Temperatura Varoma. Velocità 2. Le verdure sono cotte. Il riso è cotto. Trasferiamo in un piatto da portata e serviamo. E condiamoli con l'olio. Riso con verdure a Varoma. Grazie e alla prossima ricetta.